ragazzi, sono Tocci Furri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in un nuovo episodio di Se mi fai ridere ti seguo. Siamo arrivati tipo alla settima puntata di questa serie, che fortunatamente vi piace, però mi diverte ed è una cosa figa perché dà la possibilità a un sacco di voi di essere seguiti da me, da moi, dal sottoscritto. Per questa settimana, anche se non faccio un episodio a settimana, mi sono arrivati credo tantissimi video perché ho fatto le storie questa mattina. Andiamo subito a vederne alcuni di riscaldamento, o magari non si sa mai che siano quelli già vincitori. Prima di iniziare, ragazzi, ovviamente come al solito non è un video di Murri se non spammo Bull Powders. Quindi, se volete acquistare integratori, le buonissime macro munch, le barrette più buone dell'universo, il burro d'arachidi, ma anche di pistacchio, ma anche di... Minchia, il burro di pistacchio comunque lo devo prendere, cazzo, perché è l'unico che mi manca da provare. Link in descrizione e con il codice burro avrete il 30% di sconto. Mi raccomando. Allora... Ecco, loro si fanno intanto una bella storia mentre fanno la carbonara. Bravi, senza panna, mi raccomando. Non fate le cose che mi fanno incazzare. Oh, bella. Sono uscito dalla melma. Una stella. Apprezzo tantissimo il tuo coraggio di essere uscito dalla cacca, anche se sono alghe, ma sembra proprio tu sia uscito da un ammasso di cacchetta. A me hanno fatto sempre schifo le alghe, non mi ci sarei infilato manco pagato, ma tu sei una persona. Dovessi? Ho sbagliato il verbo. Quindi, anche se magari non dovrei, mi sto concedendo un attimo di... È giusto come ho scritto io. Vabbè, continuiamo a vedere il prossimo video. Questa ha provato a replicare il video dell'altra volta che ha vinto, ma no, mi dispiace. Continuiamo. Elia Marino. Si batte. Video FIFA Street. Minchia. Mi hanno chiamato effettivamente il fallo. Ecco, qua abbiamo un frame. Possiamo vedere come il momento esatto. Hanno preso esattamente il frame nel quale la rotula decide di andarsi a fare una vacanza e di abbandonare il corpo di questo ragazzino. Però è bello perché sa proprio di gioventù. Questo pallone che ha fatto più chilometri di un copertone di un camionista, fatto con l'uranio impoverito. Mi ricorda proprio la mia gioventù. Non è vero, sto scherzando, io non scendevo mai a giocare a pallone perché mia madre non mi faceva scendere. Ecco perché sono cresciuto così. Non era male questo, raga, non era male. Sono anche arrivata con la caviglia storta. Perfetto, esecuzione 10-10. Raffaele Fondella. Qual è il colmo per Nostres? Beh, capire tutto al volo. Ma non prendermi per i fondelli. Fondella. Ecco, i teppisti in aula. Guardiamo un po' che cosa fate in questo video. Vediamo che quanto vi fate del male. Perfetto. Sei vivo per miracolo, Fra. Però va bene così. Cioè, siete degli scalmanati maledetti. Ce la posso fare. Madonna, mi fa vedere il manicomio. Dai, cacchio! Ultimo tentativo! Oh, che cazzo fai? Questa cosa di Directed By sta prendendo un po' troppo il sopravvento, ragazzi. Finirete per fare qualcosa di grave. Continuiamo con Giulia Caraccia. Vediamo un po' Giulia Caraccia. Non è il colmo per un merluzzo. Avere una gran seta. Avere una gran seta. Per un pesce, allora? Che è per un merluzzo? Non l'ho capita! Che sta facendo, ragazzi? Minchia, ci sono andato vicinissimo, ragazzi. Ci sono andato veramente vicino. Ci sono alcuni video, raga, che veramente non riesco a inquadrare.
Ciao Murri. Ciao. Pierino, allora, si è fatto la patente, no? Va dal padre e gli chiede se gli compra la Ferrari. Però il padre gli dice che si deve accontentare della vecchia panda di sua mamma. Giusto. Allora, comunque, anche se è dispiaciuto, va a farsi un giro con la panda. L'unica cosa è che va a sbattere contro il camion dei pompieri. Allora scende il vigile del fuoco e gli chiede: come ti chiami, Pierino? Quanti anni hai? 18. Sai guidare pochino pochino. Lo lascia andare per compassione, però va a sbattere contro un'ambulanza. Scende il medico e gli chiede: come ti chiami, Pierino? Quanti anni hai? 18. Sai guidare pochino pochino. E lo lascia andare anche lui, però Pierino va a sbattere di nuovo, questa volta contro l'auto dei carabinieri. Scende il carabiniere e gli chiede: quanti anni hai, Pierino? Come ti chiami? 18. Sei drogato? Pochino pochino. Ok. Ciao Murri. Ciao. Sono Giovanni e questa è la mia breve riflessione. Pensandoci bene, da vecchio vorrei proprio morire come è morto mio nonno. Tranquillissimo, nel sonno, senza accorgersi di nulla. Non come gli altri quattro che erano in macchina con lui. Un po' di black humor effettivamente, male non fa. Bella Murri, ti farò qualche imitazione di qualche personaggio mafioso. Bella fra. Fiss and the sick. Pronto, cara, come dici? A Massimo Ponti. Ma va a morire ammazzata, buzzicone. Delicatissimo, caro. Massimo Ponti. Beh, faccio una perla. Mi sto male, cos'hai capito? Malaciola, malaciola. Non è male, ragazzi. Questo capibio e ci sono le papere. Rocco Papale. All'Urgia Moreno dobbiamo fare questo festival. De Laurentiis del Napoli. Siete delle merde, cazzo. Io me ne vado a ultimo. Siete delle merde. Topolino. Ciao amici, sono Topolino. Tisca Tosca, Topolino. Pippo. Topolino. Homer Simpson. Andiamo al cinema a fare delle grandi serie. Non è male, ragazzi. Bravo Edoardo, cazzo. Bravo, bravo. Cioè, quello di Rocco Papaleo mi ha fatto morire. Ma abbiamo il primo ragazzo da seguire, Edoardo di 4. Bravo, bella, ti saluto come mi hai salutato tu. Ciao, bella Edoardo. Complimenti Edoardo, sei il primo seguito oggi. Vediamo però di trovare qualcun altro adesso. Allora, alla ricerca del prossimo ragazzo da seguire. Nicola Spalumpo. Questo è un video per il Se mi fai ridere ti seguo. Sì. Allora, in una fattoria c'era un allevatore. Questo allevatore era molto bello e piaceva a molti animali. Ma l'animale che ci provava più con lui era una gallina. Questa gallina si preparava sempre per cercare di uscire con lui, ma lui diceva sempre di no. A volte andava dall'estetista, a volte si faceva i capelli andando dalla parrucchiera e a volte addirittura ha provato ad andare dal chirurgo plastico per farsi fare una chirurgia estetica. Ma lui diceva sempre di no. Un giorno questa gallina era così triste che iniziò a correre e se ne andò dalla fattoria. Per la strada incontrò la mucca e gli spiegò cosa era successo. La mucca, ridendo, disse: a me lo stringi se un pezzizio non m'amerato non vas. Ciao amore, questo è un video. Non ho capito niente, ragazzi, devo riguardare. Allora, in una fattoria c'era un allevatore. Questo allevatore era molto bello e piaceva a molti animali, ma l'animale che ci provava più con lui era una gallina. Questa gallina si preparava sempre per... Poi la mucca a me mi stringhe senga le zizze, non mi va manco un uovo base. Però simpatica, avevi una faccia simpatica. C'è del disagio in questo gruppo, complimenti! Ed è questo il bello, il disagio. Che state facendo, ragazzi, con sta trave delinquenti? Hai un amico? Cioè, ragazzi, ma a scuola ormai, ma i bidelli, per esempio, non ci sono che vi controllano? Che state spaccando una scuola? Tutti a terra, che nessuno si muova, questa è una rapina. Un momento. Oddio, ecco! C'è del montaggio addirittura, ragazzi, quindi questa è una... Mai conosciuto?
Sì, tu sei quello che abita, ecco vicino. Vada, scusate il tuo. E tu? Mi ha riconosciuto? Senti, io non saccio né dove sto e nemmeno come ci ha portato, ecco. L'unica cosa che te posso dire che a moglie ma non vi sfugge un cazzo. Sicuramente l'hai conosciuto. Simpatico, dai, simpatico effettivamente. Ragazzi, io direi che per questo episodio di Se mi fai ridere ti seguo possa essere tutto. Sono stato qua una mezz'oretta, ho visto veramente tanti ma tanti di voi. Purtroppo ne ho seguito uno solo, però ragazzi, se volete avere la possibilità di essere seguiti nel prossimo video, seguitemi su Instagram, perché ogni due settimane più o meno farò questa serie. Per il resto lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!